Inizia il match alla quarta giornata in Serie D fra Atletico Sofia e Arancini. Questa gara che vede i ragazzi di Giuliani reduci da una sconfitta sonora contro il Gragnano, cercheranno il riscatto contro la valida compagine di Pinto. Buon match a tutti. Attenzione Giuliani, libera il destro! Primo squillo verso la porta difesa da Di Vico. Occhio, sale Pinto, palla al piede, c'è Bozza, palla per Bozza, Bozza zona tiro! Se lo divora Bozza, incredibile! Attenzione Giuliani, a tu per tu con Di Vico! La colpisce, riesce ad allontanare il portiere. Ieri ne hanno giocate due. Domani una alla mezza. Il destro di Bozza, vicino alla rete. Quanti se ne servono? Il destro di Maresca. Vabbè, ma come state in campionato? Il tiro, l'appoggio da metri zero, incredibile occasione. E poi Maresca vicino alla rete dell'Acqua. Finisce qui il primo tempo. Punteggio ancora bloccato sullo 0-0 fra Arancini e Atletico Sofia. Si riparte dallo 0-0 fra Arancini e Atletico Sofia. Punteggio ancora bloccato. Una partita che è ancora molto a raccontare. Subito vicini alla rete i ragazzi maglia arancio col destro tentato da De Crescenzo. Attenzione Bozza, torna tiro Bozza, l'uscita di Maiorano gli toglie la gioia del gol. Attenzione. Il mancino a giro tentato da parte di Laporte. Attenzione Bozza, torna tiro Bozza, la traversa di Bozza. Bozza, attenzione, c'è solo Pinto. Pinto, zona tiro. Pinto prova a mettere a sedere il portiere. Capitan Pinto, esultanza. Va a segnare il gol dell'1-0. La sblocca lui, il vantaggio degli arancini, proprio Capitan Pinto. Giuliani col destro, barriera piena. Povera tua nonna che la dovrà cucinare con qua. Attenzione, la palla al centro. Bozza, si coordina! E gonfia la rete! Emanuele Bozza va ad esultare con il cugino. Il gol del 2-0 degli arancini. Che bella scena! Calcio e famiglia. Appoggia Simo. Occhio, partire contro piede. Pinto, attenzione, c'è De Crescenzo vicino. Pinto, prova a fare tutto da solo. Maiorano, manaccio. La ripartenza di Pinto. Pinto c'è vicino Piacente. Viene servito adesso Piacente. Piacente, c'è il passaggio di torno per Pinto. Piacente, Piacente sbaglia tutto. Poi la serve a Pinto che non sbaglia. E va a siglare la doppietta personale a due minuti alla fine. Ma io avevo sbagliato. Attenzione, una cavalcata di Giuliani. Ancora Di Vico. Maresca! Di Vico dice ancora no. Finisce qui. Il signor Nicolella pone fine alle controversie. La vittoria 3-0 degli arancini. Andiamo dal migliore. Siamo con Di Vico, il migliore in campo in questa gara vinta dagli arancini. 3-0 per voi contro l'Atletico Sofia. Una buona partita, a dire il vero. Bloccata nel primo tempo, invece ve la siete cavate egregiamente nella seconda frazione di gioco. Raccontaci un po' questo match. Comunque gli avversari erano bravi, però noi abbiamo fatto girare la palla nel secondo tempo, infatti siamo riusciti a trovare tre gol, anche se alla fine gli avversari comunque hanno un po' mollato. Purtroppo l'estate qua avete fatto un po' più. Ok. Dici. Che comunque se girate hanno un po' mollato negli ultimi minuti. Quindi è stato pure un po' più semplice fare occasioni.
contenti sicuramente del punteggio, ricalca quella che è stata una prestazione vostra pulita anche dietro, qualche rischio c'è stato. Quanto è importante, lo chiedo a Capitan Pinto, decisivo anche lui quest'oggi la doppietta, la prestazione del vostro portiere? No, sicuramente è stato importantissimo, perché soprattutto all'inizio con qualche parata ci ha salvato, perché ovvio che se andavi in vantaggio l'avversario poteva cambiare tutta la partita. Ma già l'altra partita contro il Juventus si è fatto valere, e quindi lo ringraziamo ancora, soprattutto in questa partita che si è decisiva. Senti, ultima domanda, Arancini, una squadra in crescita, a cosa ambite in questo campionato? Sicuramente a passare anche ai playoff e a giocare un buon campionato, questo è quello che ci siamo imposti. Però l'obiettivo principale è vincere partita dopo partita. Benissimo, grazie ragazzi, complimenti. Grazie, prossima vittoria.